politicizzata, orologeria, ideologica, forse succede in Venezuela, succedeva a Cuba e in qualche altro stato dove ci sono regimi comunisti. La Lega promette battaglia. Matteo Salvini riunisce d'urgenza il Consiglio federale per discutere del caso Open Arms dopo la richiesta di condanna a 6 anni formulata dai PM di Palermo. Però poi il Trump della situazione chiama alla rivolta il popolo. Siamo pacifici, poi Trump ci auguriamo che vinca le elezioni negli Stati Uniti. Salvini chiama a un popolo che l'ha votato e in maniera pacifica, se la richiesta dell'accusa sarà confermata, noi faremo una battaglia politica, sia nelle sedi istituzionali che nei territori. Salvini ha agito nel rispetto delle leggi, della Costituzione e dell'interesse nazionale. C'è stato un comizio in tribunale. Le scelte politiche non dovrebbero essere oggetto di processo. La maggioranza continua a stringersi intorno al suo vicepremier, ma c'è chi sospetta che sottotraccia un certo malcontento per questa chiamata alle armi di Salvini ci sia. La questione Salvini mette in difficoltà anche il governo, lui sta chiamando insomma un po' alla rivolta, no? Credo mette in difficoltà, ma credo che obiettivamente abbia fatto il suo dovere come quando era ministro. Noi eravamo all'opposizione quel governo, ma lui ha fatto il suo dovere come ministro. Ringrazio il governo e i partiti di maggioranza per la solidarietà, rimarca Salvini ai suoi. È un processo politico, un tentativo della sinistra di attaccare il governo, dice. Ecco, quella è la macchina di Matteo Salvini che sta uscendo dal retro per non farsi vedere dai giornalisti. A placare i toni è Giulia Bongiorno, che si presenta ai cronisti più in veste di avvocato di Salvini che di parlamentare leghista. Non c'è nessuna voglia di autizzare scontri contro la magistratura, c'è assoluta e piena fiducia nei confronti della magistratura, ma al contempo c'è consapevolezza del fatto che nell'ambito di questo processo ci sono alcune anomalie.